Fontana sulla mancata zona rossa. Non è il momento di attribuire colpe. Tecnicamente non mi sento di fare nessun giudizio, sono valutazioni che faranno gli epidemiologi a bocce ferme. Adesso credo che prima di andare a cercare responsabilità e colpe debba finire questa tragedia e questo incubo che non è ancora finito. Io non mi sento di dare alcun tipo di giudizio, ma di continuare a lavorare per cercare di tirarci fuori definitivamente. E questo è il commento del presidente della regione Attilio Fontana, intervenuto ieri a 100 città su Rai 1, in merito alla mancata istituzione di una zona rossa nella Bergamasca, in particolare a Nembro e Zano Lombardo, comuni della Bassa Valsariana, epicentro di un focolaio più importante d'Italia. Fontana è tornato a sottolineare che la decisione è stata di Roma, anche il presidente Conte ha ribadito che hanno fatto la scelta di fare una zona più ampia, ha affermato il governatore. Test sierologici. A Bergamo verso il completamento del campionamento. Attese indicazioni dalla regione. Alle 17 di lunedì 4 maggio ATS Bergamo ha sospeso la possibilità dei medici di base della provincia di Bergamo di richiedere test sierologici per i loro assistiti. Questa comunicazione è arrivata a tutti i medici con un'email che spiegava come si stia raggiungendo il campione atteso per l'esecuzione dei test sierologici che hanno avuto finalità epidemiologica. Questo vuol dire che nelle prossime settimane verranno chiamati a sottoporsi al test i soggetti inseriti nelle liste sino a lunedì 4 maggio. Ma che altri soggetti, seppur rientrati nelle categorie previste dall'indagine, per ora non avranno diritto al test gratuito. Dunque chi è stato inserito nelle liste dei medici di base effettuerà il test nelle prossime settimane e ATS continuerà settimanalmente a fornire il numero dei test sierologici svolti e le percentuali dei risultati. Quello che pare però evidente è che la tanto ventilata mappatura epidemiologica dei territori più colpiti dal coronavirus andrà a coprire una bassa percentuale della popolazione. Ricordiamo che nei primi 6 giorni di campagna sono stati effettuati 2.500 test in tutta la provincia di Bergamo. Clusone martoriata, piange Gianni Percassi. Non si arresta la scia di morte che ha investito la comunità di Clusone. Martedì 5 maggio è morto all'età di 63 anni Gianni Percassi. Combatteva contro il Covid-19 dal 21 marzo, quando era stato ricoverato a Piario, poi a Seriate, in Gazzaniga e al Sacco di Milano. Lavorava per Laguna Funi di Levate, a piangerlo i familiari e un'amica speciale, Simona Visinoni, presidente del Coro Idica, realtà del territorio fortemente colpita da numerosi lutti per il coronavirus. Simona oggi ricorda il suo amico con queste parole. Gianni, Gelmo, questo era il suo soprannome. Gianni era amico di tutti, era facile andare d'accordo con lui, anche se parlo proprio io, che ci discutevo spesso. Intorno a lui c'era sempre un folto gruppo di amici, perché lui, nonostante la vita non gli fosse stata proprio cara, sorrideva sempre, insieme con gli amici al bar, a casa davanti alla sua mega televisione, per vedere la sua Inter, alle cene con gli amici del Coro Idica. Tutti volevano bene a Gianni. Chi lascia Gianni? I suoi familiari, i suoi fratelli, Lena e Gino, i suoi nipoti, Guglielmo e Pietro e Alessandra e Michela, e una marea di amici. Di una cosa sola sono contenta. Ora hai raggiunto la tua adorata mamma che ti avrà già preparato una banana schiacciata con lo zucchero. Ti ho voluto tanto bene, caro Gianni, la tua grande amica Simona. Aeroporto di Bergamo, riaperto i voli passeggeri. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha disposto con effetto immediato la riapertura dell'aeroporto di Bergamo ai voli passeggeri. Si precisa, si legge nella nota stampa di SACBO, che l'aerostazione è interdetta al pubblico, sarà aperta solo in concomitanza con la riattivazione dei voli e l'accesso sarà soggetto a limitazioni, nel rispetto delle normative vigenti sui controlli e sul distanziamento sociale. A seguito del decreto 112 del 12 marzo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'aeroporto di Bergamo è rimasto aperto H24 al traffico, garantendo i movimenti relativi ai voli sanitari, di emergenza e quelli di Stato, in aggiunta alla componente delle merci aerei e ai voli di posizionamento, con l'assistenza del personale della società di gestione SACBO e BIS e il supporto della torre di controllo e degli enti di Stato. Fase 2 sulla pista ciclabile della Valsariana. Ieri pomeriggio, secondo giorno della fase 2, siamo stati lungo la pista ciclabile della Valsariana, riaperta lunedì 4 maggio dopo la chiusura del 20 marzo dettata dalle misure volte a contenere il dilagare del coronavirus. Nel tratto nel comune di Pradalunga abbiamo chiesto alle persone come stiano vivendo le prime giornate alla riaperta dopo 2 mesi di lockdown.
5 maggio 2020, secondo giorno di fase 2 anche qui in Val Seriana. Molti di noi possono apprezzare il nostro amato fiume Serio, simbolo della nostra valle e anche della nostra testata. Abbiamo cercato di capire come le persone stanno cercando di tornare alla normalità, di godere degli spazi aperti, ovviamente sempre nel rispetto delle regole. Si riprende gradualmente, va bene. Allora, io sono un'infermiera, quindi ho avuto un altro tipo di chiusura, di blindatura. A volte è stato un bene andare al lavoro per poter uscire, vabbè, e basta. Si riprende, dai, la libertà conquistata e speriamo che duri. Sembra che siamo nati ieri, siamo nati di nuovo, siamo un'altra vita. Un po' difficile, un po' dura abituarsi, ma pensiamo che ci abituiamo, no? Vinceremo sta guerra. Com'è andata questi 2 mesi di salute, lavoro? Di salute si vede stiamo bene, ma di lavoro non parlare neanche, perché come tutta Italia, ma non bisogna dire niente, perché se dici qualcosa cosa cambia? Cambia. Speriamo che si apra tutto, perché senza lavoro penso che ci fermeremo anche un po', magari anche un mese, ma non di più, non ci fermeremo di più. Com'è andata da ieri, fase 2, un po' di aria, almeno magari il cervello si rigenera un po', mi permetto di dire. Certamente sì, più si va avanti, più si può ritornare alla vita di prima, ciò nonostante bisogna, credo, ascoltare quello che dicono i medici, quello che dice il lato scientifico di questa vicenda. E per ora noi possiamo solo così restare in ascolto, in balia di queste misure di sicurezza, sperando che di ritornare nel giro di 6 mesi, un anno, a quello che era la vita di prima. Grazie a Dio, sì, proprio nessun sintomo, proprio niente, no, per quello, ecco, dopo non si sa perché, non è finita ancora. Certo.